Buongiorno, sono Annalisa Chiappella, ematologa presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e responsabile della commissione Linfomi T della Fondazione Italiana Linfomi. Ringrazio a nome della FIL la famiglia Candidi per supportarci da anni in memoria di Antonio, grazie al Memorial, per alcuni progetti che conduciamo proprio nella ricerca dei linfomi T. I linfomi T sono una patologia rara, ancora purtroppo incurabile e con una prognosi alquanto sfavorevole. È pertanto necessario cercare di capire meglio la biologia del linfoma per cercare di capire quali sono le mutazioni alla base della crescita di questo tipo di tumore. Grazie al progetto Candidi sono state dall'inizio del 2018 supportate delle ricerche in collaborazione con gli anatomopatologi e biologi molecolari italiani. Queste ricerche hanno portato la FIL a condurre delle analisi in cui si è andati a dimostrare come alcune molecole sono responsabili della crescita dei linfomi T. Queste molecole, che sono state studiate anche con metodiche molto moderne, quale la piattaforma NanoString, proprio per andare a trovare le mutazioni genetiche, geniche di queste proteine, ci hanno permesso di trovare dei bersagli che abbiamo potuto usare come target per degli studi condotti sotto l'egida della Fondazione Italiana Linfomi, volti a testare l'uso di farmaci biologici innovativi nei pazienti con linfoma T recidivato refrattario. Attualmente stiamo portando avanti, abbiamo una proposta di studio, grazie sempre al supporto della famiglia Candidi, in cui vogliamo andare ad identificare un sottogruppo di pazienti con linfoma T, sottogruppo anaplastico ALK negativo, che è un sottogruppo di linfomi con una prognosi che può essere più favorevole in quanto risponde meglio alle chemioterapie standard e a un farmaco biologico che va a colpire l'espressione del CD30, favorendone quindi la risposta. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di un sottogruppo di questi linfomi anaplastici ALK negativi con una prognosi migliore e altri invece che, nonostante siano leggermente più favorevoli rispetto ad altri tipi di linfomiti, continuano a non rispondere alle cure. Grazie quindi al nuovo progetto, vogliamo andare a studiare l'espressione di un'alterazione che si chiama DUSP22 per andare a valutare se la presenza di questa mutazione genetica permette di correlare con una prognosi più favorevole. Andando quindi a studiare questa alterazione nella casistica degli linfomi T italiani, andremo a valutare se con la terapia standard questi pazienti hanno una prognosi effettivamente più favorevole. Se ciò sarà dimostrato, potremo pensare di diversificare, quindi personalizzare sempre più il trattamento per la cura di questo sottogruppo di pazienti, andando quindi a intensificare chi non ha questa mutazione e a ridurre il trattamento nei pazienti che invece esprimono questo DUSP22 che potrebbe correlare con una prognosi più favorevole. Colgo l'occasione ancora per ringraziare a nome della FIL, la famiglia Candidi e tutti voi per l'attenzione e per il costante supporto alla nostra ricerca. Grazie.